Siamo con Felice Pastore, difensore del Mare di Roma. Dopo 6 anni di Catanzaro hai cambiato maglia, hai iniziato questa nuova stagione del Mare di Roma con una bella vittoria. Sì, dai, abbiamo iniziato con il piede giusto, una partita comunque difficile, le prime partite sono sempre così, giocando a 11 durante l'anno, ricominciare sulla sabbia non è mai facile, però un buon gruppo può andare lontano, speriamo di fare sempre meglio. Che obiettivi ha questa squadra, questo Mare di Roma? Ma gli obiettivi sono arrivare alla finale, alle finali, non ci nascondiamo, è stata costruita anche per questo. E questa nuova avventura dove sono approdato quest'anno è una scommessa anche mia, confrontarmi in un nuovo girone, avendo fatto sempre quello del Sud. E ringrazio vivamente il mio ex presidente Luigi Favalà, che con la Fel di Catanzaro sono stato 6 anni in una famiglia. E gli faccio un grosso in bocca al lupo anche a loro. Tu sei stato nazionale, tanti anni che giochi sulla sabbia e ancora lo spirito di un ragazzino. Cos'è che ti spinge ancora a dare tutto in questo sport? Beh, alla mia età non sono neanche tanto vecchio, diciamo, una via di mezzo. Sono ancora integro, mi alleno sempre bene. Fare vita sana, questo è per me lo sport. Così si riesce ad andare avanti anche quando si ha un'età più avanzata. Un consiglio per i giovani, per chi volesse iniziare a giocare a beach soccer, tu che conosci bene questo sport, che consiglio puoi dare a un ragazzo che vuole iniziare a giocare a beach soccer? Ma innanzitutto il sacrificio. Sacrificio perché sulla sabbia sono allenamenti durissimi, anche se si avvicina un po' al calcio e sulla sabbia è tutt'altra cosa. L'importante è avere tanta passione, se no nessun sport si riesce a fare. We'll be right back.